esclusiva di Michael Jackson, che mezz'ora fa, prima della sua partenza da Milano per Modena, dove questa sera parteciperà come spettatore al concerto dei tre tenori, ha deciso all'ultimo momento di concedersi ai suoi fans, che dalle 6 del mattino lo stavano aspettando, cantando canzoni e pieni di regali per lui. Michael Jackson non è uscito per tutta la giornata, doveva fare dello shopping, ma ha deciso di rimanere in albergo insieme alla moglie, che è arrivata all'improvviso questa mattina in gran segreto e che però non lo accompagnerà a Modena. Qualcuno ha detto di aver intravisto il loro bambino in braccio alla madre, ma secondo altre versioni il piccolo sarebbe rimasto a Parigi. Il divo del rock rimarrà poche ore a Modena, poi ci sarà il suo ritorno a Milano, dove è prevista una specie di fiaccolata in suo onore. Grande attesa per l'unico concerto milanese allo Stadio Meazza di Milano, che si svolgerà domani e che prevede già il tutto esaurito.